diritto alla portabilità dei dati è un'opportunità o una minaccia per il vostro business? Bisogna rispondere a tre quesiti fondamentali. Prima di tutto, cos'è il diritto alla portabilità? Il diritto alla portabilità è il diritto di un individuo a ottenere dal titolare del trattamento i dati che lui ha fornito al fine di poterli trasferire ad un altro titolare del trattamento, con la particolarità che esiste anche l'obbligo in carico al titolare su richiesta dell'individuo di trasferire direttamente i dati ad un altro titolare del trattamento. Questo porta al secondo quesito: quali dati trasferire e secondo quali modalità tecniche. Quali dati trasferire è un quesito che sembra ovvio, ma quanto complesso, perché prima di tutto riguarda i dati che ha fornito l'individuo e quindi, per esempio, le rielaborazioni di quegli stessi dati non sono oggetto del diritto alla portabilità. Se vengono trasferiti, in quel caso stiamo dando semplicemente un vantaggio che non è dovuto a un nostro concorrente. Quindi bisogna prima di tutto essere in grado di individuare questi dati tramite un sistema di data management che riesca, con una sorta di spider, a avere accesso alle diverse banche dati nella nostra azienda per poter capire quali dati sono oggetto del diritto alla portabilità. Una volta individuati i dati, si pone il terzo quesito: come trasferirli? Questa è una delle grandi domande aperte del regolamento privacy europeo, perché anche i garanti privacy europei non sono stati specifici sulle modalità tecniche, vogliono essere agnostici rispetto a una tecnologia piuttosto che un'altra, e evidentemente per poter lasciare una discrezionalità ai diversi players del mercato. Ebbene, non c'è una soluzione che va bene per tutti i contesti. Quello che è importante è che il trasferimento avvenga in modo sicuro, perché il soggetto che effettua il trasferimento è responsabile dei dati trasferiti fino a quando questi non vengono presi in carico dal soggetto che li riceve. Quindi mi aspetto che si verranno a sviluppare degli standard di mercato per settore merceologico, per esempio per il settore bancario, per il settore assicurativo, anche perché qualora si facesse affidamento, per esempio, alle APIs, che sono oggetto di grandi discussioni in questi giorni, ci sarebbero API diverse da operatore a operatore, il che comporterebbe un costo evidentemente eccessivo. Ma una volta ricevuti i dati, la vita diventa ancora più complessa, perché bisogna valutare se si ha la base giuridica per poter trattare quei dati. Quindi, se effettivamente il soggetto che ha trasferito i dati ha trasferito più dati di quelli rispetto ai quali il diritto alla portabilità poteva essere esercitato, abbiamo un problema. Se la base giuridica sulla base utilizzata dal soggetto che riceve i dati non consente di trattare certe tipologie di dati, ebbene in quel caso i dati vanno cancellati. Questo porta all'ultimo quesito, quindi se il diritto alla portabilità è una minaccia o un'opportunità. La complessità della meccanica dietro il diritto alla portabilità evidentemente potrebbe rappresentare una minaccia per il proprio business, perché il corretto utilizzo di questo strumento evidentemente è alquanto complesso. Tuttavia, coloro che saranno in grado di sfruttare correttamente questo strumento evidentemente potranno ottenere un vantaggio competitivo. Penso, immagino, a nuovi entranti nel mercato, ma semplicemente soggetti che vogliono rubare market share agli incumbent, che potranno recuperare il gap di history, di dati dei propri nuovi clienti, semplicemente facendo affidamento su questo diritto alla portabilità e incentivando i potenziali clienti a portare i dati nell'azienda in modo tale da ottenere informazioni che altrimenti non avrebbero acquisito e poter fornire un servizio sempre più customizzato nell'epoca in cui i dati personali evidentemente sono un asset di grande valore.